parlare davanti delle persone, tante persone. Sono stato rinchiuso per più di 20 anni nelle carceri italiane, non per dei reati aberranti, non per crimini chissà quali, semplicemente reati legati alla mia tossicodipendenza, al fatto che comunque io, pur vivendo in Italia da bambino, sono straniero, sono considerato dalla giustizia straniero. E questo mi fa riflettere, oggi che sono un uomo libero devo riflettere sul mio dolore, dare un senso al mio dolore, alla mia sofferenza. Vorrei parlarvi di un carcere che è inumano, un carcere che è privazione, negazione, tortura. Quando un uomo deve fare una richiesta scritta per avere la foto del figlio e chiedere: prego la signoria vostra di concedermi l'autorizzazione di ritirare la foto di mio figlio, dopo una settimana ti viene una guardia, ti dice: no, tu la foto di tuo figlio non la puoi avere. Torni indietro rammaricato e dici: ma di quale colpa mi sono macchiato io per non poter vedere la foto di mio figlio, no mio figlio. Il carcere per oggi per me è tortura, perché sono da 7 mesi che sono in mezzo alla gente, sono fuori. E mi accorgo che dormo ancora, mi dicono: perché dormo con la porta aperta della mia camera in comunità? Perché ho il terrore di chiuderla. Perché per tanti anni, troppi anni, ho vissuto a volte in 4 metri quadri, a volte in 5, a volte in 2 e mezzo, dipende dalle situazioni, di come era il posto. La mia dignità è stata calpestata, la mia, io parlo della mia, come mi sono sentito io. Non ho avuto un'identità, non sono stato riconosciuto né come persona, sono stato trattato come un numero. Come uno qualunque, carne da macello. Il carcere oggi è pieno di tutte quelle persone che fuori noi ci fanno credere che non ci debbano stare. Il carcere è pieno al 46, le statistiche le fanno loro. Quelli che hanno la pelle diversa, che non hanno la carta d'identità, perché non hanno il diritto di passare sulla nostra terra, nel nostro territorio. Perciò qualcuno ha deciso che loro vanno puniti ai centri di accoglienza, A me ultimamente in comunità mi hanno parlato dei lager, dei capò, e ci ho riflettuto. L'accoglienza vuol dire prego, entrate, aiutarli a capire, integrarsi. Un anno e mezzo perché passi nel mio territorio di carcere, senza processo, senza niente, perché qualcuno l'ha deciso, è assurdo. E quelle persone sono lì. Nella mia vita da carcerato, il tutto al contrario di tutto. Persone come un ragazzo polacco, 8 mesi fa, a Civitavecchia, un uomo che ha lavorato per 60 anni, la moglie gli ha fatto la causa di divorzio, la legge giustamente, non mi interessa, gli ha tolto i figli, la casa. Quest'uomo qua, momento di fame, veramente non era un criminale, io l'ho conosciuto, ha rubato una coscia di pollo da 2,60 euro in un supermercato di Civitavecchia, condannato a 4 anni, signor mio, per 2,60 euro di danno. E nessuno si è detto: ma perché quest'uomo dopo 60 anni è andato a rubare una coscia di pollo? No, straniero, polacco, chi se ne frega, mettiamolo in galera. Ho conosciuto Diego Anemone al carcere di Rieti, da lì esco. L'hanno arrestato, tutti pensano che quelle persone abbiano un trattamento uguale a noi, non è vero. Hanno svuotato una sezione da 50 persone, ci hanno messo in mezzo a noi, eravamo già 50, sovraffollati. Altri 50, siamo diventati in 100 in posti di 40. Diego Anemone era da solo, si faceva i cazzi suoi. Per me non è giustizia questa, ma veramente non è giustizia. Vorrei dirvi ancora alcune cose. Ho
Ho conosciuto ragazzi che stavano morendo e che sono morti. E nei famigerati centri clinici, che a Genova ne abbiamo uno super attrezzato, ma chi decide che io devo morire in galera? Sono malato terminale, ma perché devo morire in galera? Perché sono pericoloso socialmente, ma io fuori non ci vado più, muoio, sto morendo. A che pro mi tenete dentro e mi fate morire da solo, senza una carezza, senza un parente, senza aiuto? La sanità in carcere non funziona, dopo le 7 non puoi stare male, perché lì se ne vanno a casa tutti, come nelle fabbriche, come nei negozi, chiudono. Io ho il terrore di sentirmi male dopo le 7, devo prevenire stare male alle 6:15, è assurdo, è tortura. Voglio dirvi anche una cosa che forse tanti di voi non sanno. Io leggo sui giornali, però l'ho provato su di me. Ma perché chiunque entra, che fa parte di una casta, di qualcosa, piglia sempre 4 anni e se è uscita l'amnistia ne piglia 7. Semplice, il conto è fatto, signori. Perché 3 di amnistia o di indulto, che la danno quando cazzo gli pare a loro, quando non hanno bisogno loro, quando loro sono immischiati. 4 per effetto di una legge che dice che il censurato avrà diritto sotto i 4 anni o nei 4 anni ad andare in affidamento a servizi sociali. Quindi il polacco che ha rubato il pollo ha preso 4 anni, si farà tutti i 4 anni. Previti ne ha presi 7, meno 3 sono 4, Previti in galera per mafia non ci va. A me questo fa veramente pensare. È un'altra cosa che mi sento veramente di dire. Io abito nel quartiere di Marassi da quando sono bambino. Sono tantissimi anni che d'agosto, di questi tempi, si sente battere forte le gavette, i piatti metallici. E ho sentito dei commenti che a me sconvolgono. Ma che cazzo vogliono quelli lì? C'hanno il televisore, c'hanno da mangiare, che cazzo si battono? Io penso che se un essere umano decide, mettiamolo così, 700 persone si mettono a sbattere violentemente a delle inferriate, ci vogliono comunicare qualche cosa, forse il loro dolore, la loro sofferenza. Vi invito tutti, chi ne ha voglia, ma penso che nessuno di voi lo farà. Stasera che al nucleo familiare si mette in un vano a vostra scelta della casa. Rimanete lì fino a domani, chiuso in quel vano, mangiate lì, pisciate lì, cagate lì, dormite lì, fate tutto in quella stanza. Il giorno dopo siete completamente scemi. Io di questo non sono veramente sicuro, ma fatelo, provatelo. Perché solamente chi non prova non può capire realmente cosa succede là dentro. Io non voglio rimanere indifferente, voglio dare un senso ai miei 21 anni passati lì, lo farò con le forze, con tutti i mezzi che avrò. Io lì dentro non ci voglio tornare e farò di tutto per essere un uomo migliore di quello che mi hanno convinto che forse non ero, perché ci hanno provato a convincermi che io in mezzo alla gente non ci sarei mai stato, che non sarei mai, non avevo il diritto di stare qua con voi. Invece no, io penso che tutti dobbiamo avere una possibilità e tutti dobbiamo veramente rivolgere la nostra attenzione verso questi luoghi di sofferenza. Grazie.